Ciao, buongiorno, come stai? Spero tu stia bene e oggi parliamo di un argomento molto, molto importante, che può essere utile per salvarci dalle situazioni in cui stiamo pensando molto a una persona che in realtà ci ha fatto male, però il nostro cervello è ancora un po' confuso e a volte ci chiediamo: ma veramente ci ha fatto male? Oppure è stato apposta o l'ha fatto senza volere? Oppure se si impegnasse potrebbe cambiare, nel senso che una probabile prossima volta potrebbe fare meglio come mi sta promettendo, per esempio nella fase del ripescaggio. Tutte queste domande forse avranno una risposta, un aiuto su una risposta che ti può aiutare a star meglio in questo video, spero. Mi è venuto in mente ieri, parlando appunto con una ragazza, lei mi ha fatto proprio questa domanda. Alla fine abbiamo parlato di questa esperienza che lei ha avuta conoscendo una persona solo in chat, quindi ha incontrato questa persona in chat e quando l'ha visto, quando si sono visti dopo mesi e mesi di love bombing attraverso la chat, pensa, lei era così presa da questo uomo, dopo quando si sono visti è rimasta molto delusa, nel senso che nella realtà non è andata così e lei dopo ci è stata malissimo, è stata malissimo. Secondo me, io le ho detto che secondo me, visto che lui le stava facendo il love bombing, ha capito che lei non era la persona adatta, altrimenti avrebbe continuato a fare il love bombing. Secondo me lui ha capito che lei non si farà manipolare e allora dal vivo si capisce benissimo e allora semplicemente si è preso quello che si poteva prendere come cambio per tutta l'energia che lui ha investito nella chat, che poi insomma, però lei è rimasta malissimo perché aveva queste aspettative. Mi è venuto in mente, e infatti anche lei ho fatto questo esempio, che io quando ero giovane mi piaceva tantissimo il film Dirty Dancing. Quando sono usciti i primi DVD e i primi film in DVD, quello che non mi piaceva guardare erano il dietro le quinte che si trova nelle DVD, quando ti fanno vedere come filmano il video. E mi sembrava che mi rovinasse un po' la poesia. Le ho fatto questo esempio perché come è costruito un film, così anche questi alieni costruiscono una realtà fantasiosa nella quale tu credi. Come io quando ero adolescente, se ci penso, quando sei adolescente pensi hai tutta la vita davanti a te e se sei una persona, soprattutto se sei una persona spietatamente positiva, pensi in qualche modo che questa vita andrà benissimo e sei sei in un mood positivo, non vedi l'ora di sapere cosa arriverà e sei sicura che arriveranno solo cose positive, però non si capisce da dove dovrebbero arrivare le cose positive perché a un certo punto bisogna anche prepararsi, nel senso collaborare con l'universo mentre te le dà. Sì, sembra un po' più come un'ipnosi, appunto, come una fantasia, ecco, una fantasia nella quale vive la ragazza o dopo la donna codipendente dalla nostra parte della padella, che praticamente ha imparato questa modalità quando era piccola e visto che non poteva tener conto della realtà, perché diciamoci la verità, sarebbe, non dico impazzita, ma avrebbe vissuto in una costante sensazione di pericolo, perché se le uniche due persone che si prendono cura di te, che non sai assolutamente prenderti cura di te, perché quando sei piccolo non lo sai, soprattutto se hai genitori alieni, non lo sai per molto tempo, perché loro si guardano bene dall'insegnarti l'autonomia, essere autonoma, ti tengono piuttosto sottomessa facendo le cose al posto tuo e ricordandoti che non sei capace, per esempio. Allora vivi in una modalità tipo sogno, così con la testa tra le nuvole e pensi che tutto andrà bene. È per questo che dopo non si riconosce le famose code del mostro, nel senso che se c'è un lupo travestito da pecora, tu non lo riconosci nemmeno quando sbuca la coda per un attimo dal travestimento, perché lui non riesce a essere sempre, sempre travestito, a volte succede che
che qualcosa sbuca, è successo a tutte noi e tutte noi abbiamo fatto finta di non saperlo. Infatti la ragazza ieri mi ha chiesto, ma se io solo potessi essere sicura che lui non era conscio di quello che stava facendo. E io gli ho risposto, perché ti ha detto un sacco di bugie, per esempio, le bugie, alla fine un po' conscio devi essere che le stai dicendo. E infatti lei subito ha detto, ma è vero. È verissimo, lui infatti mi ha detto un sacco di cose non vere. Allora questa è la dimostrazione. Perché lei non ha tenuto conto di quel fatto? È come io che non volevo tener conto del fatto che quelli sono attori e che quello, non so come dire, non è. E io volevo credere alla storia e quindi vedere che c'è una telecamera e loro stanno girando quella scena e poi magari la girano 5-6 volte. Loro erano nella loro parte. Questi attori erano così convincenti, ma non esiste una baby, esiste quell'attrice, non esiste un Johnny, non esiste quell'attore e tu puoi mettere i nomi dei protagonisti dei film romantici che piacevano a te. Non esistono, quelli sono ruoli e loro semplicemente hanno imparato a impersonare perfettamente il loro ruolo, così sono credibili. Stessa cosa vale per l'alieno. L'alieno non esiste. Ha interpretato perfettamente il ruolo che tra l'altro gliel'hai scritto tu senza volere, lui ascoltandoti è diventato quello che piace a te. Quindi l'attore maschile, protagonista perfetto del tuo film, o se sei uomo, l'attrice femminile protagonista, anzi il ruolo protagonista femminile perfetto per il tuo film. Questa fantasia, diciamo, questa anche aspettativa, questa idea che c'è qualcosa che ci aspetta di molto bello, perché è una cosa che ci crea dipendenza? Ci crea dipendenza perché quando qualcuno ci racconta delle cose quando qualcuno ci racconta delle cose che proprio non solo vogliamo sentire, non solo ci rendono felici, ma abbiamo anche tanto bisogno di sentire, per esempio, che siamo importanti, che valiamo, che quello che diciamo viene ascoltato e non solo viene messo in pratica. Per esempio, se mi ricordo, l'alieno con cui stavo io ha cambiato dieta perché ha cominciato a mangiare come mangiavo io, perché non ti ho incontrato prima? Adesso sto molto meglio, quante cose sai, sei una meraviglia. E allora tutto il mio mondo veniva validato e questa è una chimica, fa partire una chimica positiva. Io pensavo quei pensieri grazie a lui, perché me li diceva lui, io li credevo, noi dalla nostra parte della padella, la codipendente ha bisogno che un altro le dica se vale, se non vale, perché gli altri valgono. E allora quello che dicono gli altri vale, e se qualcuno dice che io sono una meraviglia, qualcuno di importante, come può esserlo il mio partner o qualcuno appunto un narcisista, uno sul tappeto rosso, uno che si pensa importante, quindi è talmente convinto e ti convince, tu quando lo guardi dici sicuramente è importante, guarda come, cioè si vede che è importante, quindi lui che è l'autorità è importante ti dà non 10, ti dà 11. Tu li credi e cominci a avere pensieri positivi su di te, pensieri di valore e questo crea una chimica positiva che è come una droga. Cosa fanno le droghe? Le droghe creano in noi artificialmente una chimica positiva e poi se qualcuno ci toglie la droga andiamo in crisi di astinenza perché? Perché quelle ghiandole sono state artificialmente troppo spronate, nel senso non in un modo equilibrato, ma tanto, tantissimo, quindi si sfiancano e dopo non solo non c'è più la nuova dose, ma anche una volta che non viene somministrata più la dose, l'organismo deve recuperare anche la stanchezza di prima perché è stato troppo eccitato. Non era una cosa naturale, graduale. L'organismo non ha avuto tempo di abituarsi, per esempio, ai nuovi livelli di serotonina, di qualsiasi tipo di chimica, se è stata assunta artificialmente, oppure in questo caso i pensieri sono stati assunti artificialmente. Perché se per esempio io comincio a avere successo, ho sempre più successo, ho tempo di abituarmi, per esempio, no? Sono sempre più eccitata, sono sempre più e il mio organismo si abitua a queste nuove dosi. Mentre se io mi sento normale, forse sono un po' schiva, forse non mi sento neanche tanto in gamba, e arriva qualcuno che comincia a farmi il bombardamento d'amore, questa è una chimica, infatti ti senti così, ti senti al settimo cielo.
Come quando gli spacciatori all'inizio ti danno delle dosi della droga che loro vogliono venderti, però non possono venire lì e dirti che ti vogliono vendere la droga perché magari potresti non essere interessata. È molto meglio che ti creano prima la dipendenza, ti fanno dipendere da quella droga e una volta che non ne puoi più fare a meno, te la tolgono e in quel modo hanno tutto il potere su di te perché tu non gli hai mai dato niente in cambio. Perché se tu gli avessi sempre pagato quelle dosi, quella droga, loro ti direbbero non ti la diamo più e tu gli diresti non ti do più i soldi, normale, no? E invece così loro fanno il buono e il cattivo tempo. La stessa cosa con gli alieni, all'inizio ti danno questi pensieri che creano in te una chimica e questi pensieri sono praticamente come una droga. E tu non gli puoi dare niente in cambio, nel senso, non so se ti sei accorta che all'inizio non puoi trovare niente da dargli in cambio. Non accettano i tuoi regali, non vogliono niente in cambio, vogliono solo regalare, sono lì per te, a disposizione. Poi a volte sembrano che non hanno niente da fare, sembra che tutta la loro vita, non so, sembra che abbiano tanto tempo libero e che tutta la loro vita è incentrata su tutta l'energia che hanno, le riversano su di te. Tu non potresti tra l'altro mai dare altrettanto in cambio. Però mi è successo che anche quando ho provato a dare qualcosa in cambio non era mai, ma no, lasciata, non posso accettare, ma come non puoi accettarmi? Stava aiutando tantissimo. E adesso tutto questo ha un senso quando capisco che queste dosi devono essere date gratuitamente perché così dopo sei in debito e loro hanno potere su di te perché dopo a un certo punto ti tolgono queste dosi di punto in bianco, lo sai come succede. Quindi tu vuoi recuperare, e non sai da dove tirare fuori questi complimenti che prima lui ti dava, e che adesso non solo non ti dà, e quindi tu non sei autonoma in questo, perché se prima non stavi allenando quando eri sola, la tua autostima la stavi allenando poco perché cercavi di fare le cose bene, quindi ti allenavi, allora un po' alla volta cercavi di tenere a galla questa autostima. Dopo non l'hai più coltivata, nel senso che tu non hai coltivato il tuo muscolo che tiene sull'autostima, che già è debole se sei una donna che ama poco se stessa. Non l'hai coltivato perché ti veniva dato gratis e quindi in realtà era tutto regalato, regalato, e quindi quando questo scompare ti ritrovi poi senza, confusa, senza la capacità nemmeno quella poca che avevi prima di provare autostima per te. E allora, la cosa interessante è che mentre gli spacciatori di droga ti danno delle sostanze chimiche che aumentano qualche tipo di chimica nel tuo corpo, che ti provoca delle sensazioni diverse dal quotidiano, diverse dal solito, molto più forti, e quindi ti piace e ne vuoi ancora. Che poi, tra l'altro, sì, ma poi magari ne registro un altro video, perché è molto importante anche sapere che qualsiasi droga si assume. L'effetto dopo, quando ti passa l'effetto della droga, è il contrario di quello che la droga ti ha dato. Quindi se la droga ti eccita, dopo sei assopito, se non riesci a sentire niente, per esempio, perché il corpo deve recuperare proprio in quel campo, diciamo, in quell'area. Però mentre appunto gli spacciatori di droga fisica ti danno qualcosa di fisico, per esempio una pastiglia, indifferente, gli spacciatori di emozioni che ti vengono innescate da dei pensieri, per esempio, da dei pensieri che vali, che sei una meraviglia, che come te non ha mai incontrato nessuna come te. Poi lui è uno che non si innamora facilmente e poi così tanto tempo non è mai rimasto preso da nessuno, adesso ha incontrato te, pensava che non si innamorerà mai più, invece è meravigliato. E allora tutti questi pensieri che lui ti dà sono, se ci pensi, pensieri. E quindi ce li abbiamo anche noi, ce li hai anche tu, ce l'ho anch'io. Questa è la buona notizia, che possiamo cominciare a scegliere la chimica che vogliamo sperimentare facendo attenzione di scegliere accuratamente i nostri pensieri. Come puoi capire quali pensieri ti faranno bene, nel senso che ti porteranno a una chimica positiva che vuoi e quali invece
ti porteranno a sentire qualcosa che non è quello che cercavi, che volevi sentire, come ti volevi sentire, semplicemente ascoltandoti, che poi non è facile, soprattutto per una codipendente che è stata sempre, che è stata addestrata a ascoltare più gli altri. Però con vari esercizi che poi registrerò, che poi che si fa, ci si allena anche all'autoascolto, ascoltandosi si può sentire come ci sentiamo e quindi in quel momento pensare a cosa abbiamo pensato prima. È veramente così semplice, è veramente così semplice. E se tu cambi quel pensiero, cambierai la chimica. Allora io consiglio di non pensare pensieri fantasiosi, nel senso quelle cose da pensiero positivo, tipo io sono una meraviglia, per esempio, oppure io so, ah, la cosa che a me per esempio non piace è quando tutti mi amano. Per esempio, ecco, non voglio queste cose, non voglio che si facciano, cioè io non consiglio questi esercizi che secondo me sono irrealistici, nel senso cosa fanno gli altri, lo decidono gli altri. Tutti mi amano, è magari l'ennesima storia che tu ti racconti perché voglio vedere tutto il mondo come rosa, no? Come io guardavo Dirty Dancing e volevo credere che quella fosse, sì, che fosse una storia vera, non so neanche come dirlo adesso. Infatti proprio ieri ho detto a questa ragazza, non è che adesso non mi piacerebbe guardare Dirty Dancing, però non lo faccio, adesso non guardo più i film, perché se non altro perché durano tantissimo, in 1 ora e mezza cosa puoi fare di tuo? Cosa puoi fare? Perché la vita non è tutto, non è tutto questo principe, la vita non è tutto questo, le cose che devono andare bene, in realtà la vita è proprio fatta di cose di adesso, per esempio io sto registrando questo video che potrà venire bene, potrà venire meno bene, con la speranza ovviamente di aiutarti, di poter aiutare, e lo faccio con quello che sono, con la capacità che ho, con il materiale, con le apparecchiature che ho, e per ogni cosa che fai nella vita un po' devi faticare, e questa è la vita vera, non esiste questa cosa tipo il love bombing che da un giorno all'altro sei sul piedistallo. Quello è un po' falso. In realtà la vera gioia, secondo me, è quando grazie alla disciplina e grazie a quello che facciamo a ogni passo con concentrazione, con precisione, con la scelta di voler fare le cose bene, quello secondo me sposta il nostro centro sempre un po' più verso, adesso diciamo l'alto, anche se non mi piace vederla in termini di direzioni, però giusto per chiarirci. Quindi per spostarci verso dei livelli in cui si sta sempre meglio, significa che io penso che tra 5 anni, lavorando in questo modo, quello che quella volta sarà un down per me, cioè la giornata che mi sentirò peggio, equivarrà a una giornata di adesso in cui mi sento molto molto bene, perché spostandomi sempre più verso il benessere, quindi sposto il mio centro, quindi anche quando scendo un po' non tocco più quella disperazione di una volta, nel senso sto male, però quel male è di gran lunga migliore di quello che è la mia media, per esempio il mio quotidiano oggi. Questa è secondo me la strada, e farlo piano, e la chimica si abitua, il corpo si modifica, si adegua, si evolve in questo senso. E questo grazie al monitoraggio dei pensieri, alla scelta consapevole dei pensieri. Infatti proprio ieri questa ragazza e io abbiamo concluso che bisogna connettersi sempre con dei livelli magici dell'universo, come c'è della magia nell'universo, perché non pensare a quella? Cioè, è così bello sapere che c'è una magia nell'universo e che c'è, ma già, che ne so, il sole, ma già il fatto che il nostro cuore batte. E perché non concentrarci su queste cose, per cui essere grati? E secondo me uno dei modi più veloci per connetterci è fare quello per cui siamo talentati o pensare a quello, ma secondo me forse è anche meglio fare. Hai un talento, volevo dire, se hai un talento, ma ce l'hai sicuramente, hai un talento, fai quello, perché secondo me il talento è come un dono che ti riceviamo direttamente da non so cosa. Non so se ti sei accorta, il talento è una cosa che tu hai e sai fare, non hai mai studiato più di tanto, ti viene più facile che alle altre persone, quindi è proprio un dono, è qualcosa con cui sei nata
E quello ti è stato donato, io dico, dall'universo. E allora per connetterti con l'universo, per esempio, hai il talento della pittura, mettiti a disegnare, a pitturare, hai il talento dell'estetica, mettiti a fare qualcosa di bello, o a ordinare, per esempio, hai il talento della logica, crea qualcosa di logico, riordina le cose, ordine mentale, aiuta le altre persone a ordinarsi le idee. Hai talento per la musica? Suona, non esiste. Non c'entra se non hai mai studiato uno strumento musicale. Mi viene in mente un'altra ragazza con cui ho parlato, le piace tanto la musica classica e non ha mai studiato uno strumento musicale e le piace il pianoforte. E quindi perché non cominciare a studiare, indifferente quanti anni abbiamo? C'è questa idea che quando sei piccola studi, quando sei piccolo studi e poi. E invece. Allora quando, volevo dire invece quando, è proprio il senso non è diventare pianisti, concertisti, il senso non è diventare pittori e fare una mostra, perché uno potrebbe pensare, ok, adesso ho 50 anni, se comincio adesso a suonare il violino, figurati, ma non si tratta di diventare chissà chi o la più brava di chissà quale ambito. Si tratta di connettersi con una delle parti più vere di te, con il tuo centro, con la tua autenticità. E allora tu capirai se per esempio ti piace il pianoforte, cominciare a suonare le note ti darà gioia, anche se starai appena studiando il Do Re Mi, anche se starai appena iniziando a leggere lo spartito e a capire dove si disegna il Do e dove si disegna il La e cosa un diesis e cosa un bemolle, tutto influirà su di te e la felicità che proverai in quel momento sarà l'indicatore che sei sulla strada giusta e quella felicità è chimica positiva e in questo caso è una chimica tua, vera. Io proporrei anche, ma questo poi è un esercizio che forse gli va dedicato un intero video, a proposito dell'imparare a mettere sui confini e non accettare le critiche che ci confondono e il dubbio che qualcuno potrebbe instillarci o che gli allievi sicuramente ci hanno instillato, se stai guardando questo video, riguardo al nostro valore. Se vogliamo essere immuni a queste critiche, secondo me, pian pianino bisogna imparare a diventare immuni anche ai complimenti. Quindi se arriva qualcuno e ti dice che sei una meraviglia, così anche senza che tu abbia fatto chissà cosa, allora forse anche in quel caso è utile avere i confini belli solidi e non far passare questa droga, praticamente, non accettare dallo spacciatore di turno che ci fa sembrare che è tutto divertente, che è tutto, dai, siamo tutti amici, vuoi fare parte del gruppo? E intanto prendi anche questo, accetta questa, vedrai che sballo. E quindi ti dicono, dai, tu sei proprio, non abbiamo mai conosciuto qualcuno come te, o lui ti dice, non ho mai conosciuto una come te, io rimango folgorato. Tu si potrebbe tranquillamente dire, come cominciamo a sentire quella chimica che sale di soddisfazione, o ancora prima forse che salga, si potrebbe anche rifiutare e dire, guarda, in realtà non so dove vedi tutta questa grandezza, visto che non ci siamo nemmeno conosciuti, non dico che io, ecco, non ho le mie qualità, insomma, come tutti, questa è la parola d'ordine che abbiamo già visto in un altro video, come difendersi quando lui vuole far sembrare che è migliore, come tutti, qualcuno di più, qualcuno un po' meno, qualcuno più bravo in un campo, qualcuno più bravo nell'altro. La grandezza si vede la grandezza si vede anche nel quanto una persona riesce a essere modesta per essere vicina agli altri, quanto riesce a non a accontentarsi, a vivere con quello che le serve e non di più, perché sa che ci sono anche le altre persone. E provare una massima soddisfazione
a poter dare quello che si ha in eccesso, non a poter dare tutto anima e corpo che poi rimani senza, come fa la donna che ama tanto gli altri perché ama poco se stessa. Però curare se stessi, riempirsi, riempirci, quindi vivere bene, per esempio coltivare un nostro talento, vivere giornate felici. Siamo qui per essere felici, perché la felicità è anche indice della strada giusta, quindi se sei felice stai percorrendo il tuo percorso. Questa è la mia idea. E da quella felicità, da quella posizione di equilibrio, di armonia, ecco che tutto quello che hai, che traborda, si dice, nel senso che tu sei talmente riempita che questa cosa puoi dare tantissimo agli altri, e la voglia di dare agli altri, sì, questo è. Questo crea ulteriore chimica positiva, secondo me, la gratitudine che gli altri provano per te e la gratitudine che provi tu per gli altri, perché sono lì e stanno collaborando e ti danno l'occasione di poter tu essere importante per loro. Ti abbraccio tanto e spero che ti sia utile e ci vediamo in un altro video. Ciao, buona giornata.